Bentrovati a tutti, ragazzi, da Fra Roberto Figueroa, parroco della Basilica dell'Osservanza. Oggi leggiamo dal Vangelo di Giovanni, capitolo 6, versetti da 22 a 29. Il giorno dopo, la folla, rimasta dall'altra parte del mare, vide che c'era soltanto una barca, che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma i suoi discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade, vicino al luogo dove avevano mangiato il pane, dopo che il Signore aveva reso grazie. Quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si dirise alla volta di Cafarnaum, alla ricerca di Gesù. Lo trovarono di là dal mare e gli dissero: Rabbì, quando sei venuto qua? Gesù rispose loro: In verità, in verità io vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Gli disse allora: Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio? Gesù rispose loro: Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Carissimi fratelli e sorelle, siamo nel bel tempo della Pasqua. Il Signore intende confortarci con la sua presenza vivificante, invitandoci a ripercorrere le vicende evangeliche lette nella luce della sua risurrezione e chiedendoci di assumere uno sguardo nuovo sulla vita e sulle cose. Sguardo che Egli ci ha donato tramite il suo Spirito. Il Vangelo di oggi ci mostra come Gesù continua ad invitarci a guardare oltre l'apparenza per entrare sempre di più nell'oltre di Dio. Le folle cercano di tornare da Gesù perché si sono saziate dei pani, del cibo che perisce. Seguono il bisogno di una necessità fisica che le spinge a cercare là dove possono trovare. Questa vicenda ci ricorda tanto la parabola del Padre Misericordioso, dove il figlio minore torna a casa essenzialmente perché ha fame. In garbo della smisurata misericordia del Padre, accontentandosi di essere trattato come uno dei garzoni e non da figlio, pur di mangiare. Avrebbe infatti voluto saziarsi delle carrube che mangiavano i porci, ma nessuno gliele dava. Ci ricorda l'Evangelista Luca. Potremmo chiederci se sia così negativo avvicinarsi al Signore partendo da un bisogno. La risposta è no. Proprio perché è a Lui che ci stiamo avvicinando, da Lui stiamo tornando. La cosa importante è non fermarsi all'apparenza. Appunto, c'è un oltre da scoprire. Un oltre dove il Signore stesso, se siamo disponibili e pazienti nel lasciarci accompagnare, ci conduce. Uno dei servizi più alti della Chiesa è quello di andare incontro ai bisogni concreti dei poveri e dei fratelli più piccoli e che si trovano in qualche necessità per portare loro non solamente la soddisfazione di un bisogno, ma l'amore stesso di Dio. Il salto tra il cibo che perisce e il pane che dona la vita eterna è proprio l'invito a saper cogliere l'oltre della realtà di un gesto d'amore che Cristo stesso, attraverso la sua Chiesa, vuole donare a tutti e a ciascuno. Rispondere ad un bisogno portando in quel gesto l'oltre dell'amore di Dio rovescia i piani e quel pretesto di necessità. Può così divenire la porta per la scoperta di un senso che muove il cuore di chi è mandato a svolgerlo, svelando così il volto del vero cibo che non perisce e che dona la vita vera, ovvero il volto amorevole di Gesù stesso. Il cristiano, ragazzi, è questo, è colui che sa che ogni gesto, parola può fare la differenza se viene dalla consapevolezza di una missione dove il Signore lo ha immesso. È proprio attraverso quel gesto e quella parola compiuta nel suo nome che Egli giunge a te che lo porti e al bisognoso che lo riceve.
Non lasciamoci ingannare dalla quantità, dal valore materiale o dall'efficienza del nostro operare, misurando sempre tutto con categorie umane. Puntiamo piuttosto all'efficacia del gesto che è ricco dall'azione di Dio stesso. Saremo così protagonisti veri di quel gesto nella misura in cui lasceremo che Dio lo compia in noi e per mezzo di noi. La carità è dunque piena se lasciamo che Cristo arrivi alle altre attraverso di noi. Lasciamo che Egli ci faccia suo strumento. Speriremo così adeguatamente alla nostra natura, ciò che il cuore di Cristo stesso sperisce quando ama, quando serve. In fondo lo diciamo sempre che la missione fa bene anche a chi la compie e che dà molto tanto anche a chi dona il suo tempo e la sua vita all'opera di Dio nel mondo. Ragazzi, scopriamo la bellezza di servire nella vigna del Signore. Lasciamoci servire da Lui, unico servo che non è venuto e non rimane per essere servito, ma per servire. Mentre Egli ci manda a noi, ci lasciamo portare. Cristo serve noi, le persone e le realtà a cui ci manda. Abbiamo fede, è Lui che ci manda, è Lui che ci accompagna, è Lui che ci attende nelle persone che ci dona di raggiungere. È Lui che attraverso il nostro servizio serve anche noi. Ognuno abbia tuttavia anche la umiltà di lasciarsi servire, incontrare, evangelizzare dall'altro, accogliendo il servizio dall'altro nei nostri confronti, riconosceremo anche noi l'azione e la cura del Padre e faciliteremo nel fratello che ci serve l'incontro con Cristo. L'esperienza di ciò che Cristo stesso avverte quando serve. Il Padre ama tutti i suoi figli e vince la disparità di uno scambio materiale tra impari con la speranza che non c'è cosa più bella di un povero che fa e riceve la carità da un altro povero. Chiediamo di essere poveri in questo senso. Affascinati dalla dignità della nostra povertà, dunque, lasciamoci sorprendere dall'oltre di Dio che ci attende in ogni esperienza, in ogni ricerca, in ogni ritorno. Non lasciamo cadere dunque la necessità del bisognoso, il suo desiderio di essere ascoltato, gesto sublime di carità e di dignità riconosciuta. Viviamo con serenità la nostra risposta cristiana a ciò che il Signore ci pone dinanzi nella vita. E sapremo anche noi continuare a vedere con l'occhio contemplativo, affinato dall'esperienza di fede che cresce e si rinnova di giorno in giorno, l'oltre di Dio, alimento e fuoco per accoraggiarci nella missione. Il passaggio del cercare Dio per qualche necessità alla bellezza di lasciarci ritrovare e servire da Lui, sentire il suo abbraccio, incontrare e vivere Cristo, sia l'orizzonte dove siamo consapevoli di muoverci e di essere mossi. Carissimi fratelli, ragazzi, avete fede in Gesù e compiere le sue opere, anzi di più grandi, come ci dice il Vangelo, non rischierà di essere sterile presunzione dunque, ma con l'aiuto di Dio diverrà il segno vero del nostro credere in Gesù, colui che il Padre ci ha mandato. E ragazzi, vi ricordate, io resto con voi. Pace e bene. Se il commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.